stadio comunale Egidio Valente di Marcellina. Siamo qui per la gara, la sedicesima gara di campionato di seconda categoria del girone A di Rossano, che vede la compagine adamantina, il diamante, verso il Corigliano, in attesa che entrano in campo le due squadre. Abbiamo qui ai microfoni, vi lascio, Giuseppe, un nostro pupillo della squadra del diamante insieme ad altri, ma sicuramente è uno dei più forti del diamante, vero? Ma ti ringrazio sempre, troppo buono segretario. No, siamo un bel gruppo e mi dispiace tantissimo essere qui a commentare, cioè a guardare la partita, essere a riposo. Obbligato. Sì, ho fatto un mezzo errore e lo sto pagando più del doppio, mi servirà da insegnamento per la prossima. Vediamo la figura femminile arbitrare questa gara, Alessandra Camera di Cosenza. Buon divertimento, è iniziata alle 15:36 minuti questa partita della sedicesima giornata di campionato. Prende la palla Martino per Cirimele, calcio di punizione del Corigliano direttamente verso le braccia del portiere Cicero del Diamante. Matteo Tondaro verso Paolo, ecco, è interrotta prontamente l'azione, l'attacco del Diamante. Adesso ci riprova il numero 9 con un tiro che fortunatamente il portiere Cicero pare, quindi salva questa possibilità per Corigliano, che portava in svantaggio la squadra del Diamante. Ancora Sabino però alla gioia ci mette il piede su Cosenza, che la porta sulla destra verso Pascale adesso lancia verso Manzi tira, palo sfiora il palo Manzi, un bel tiro di Manzi, ottima l'idea di Pascale, che ha lanciato, ha visto bene, quasi gliel'ha segnalato a Manzi che ti arriverà questa palla favolosa, e l'aveva anche stoppata bene Manzi, però ecco, adesso c'è stato un pizzico di sfortuna. Ecco, vediamo un po', Martino ci prova, ma è chiuso dai difensori del Corigliano, e adesso ci prova Matteo Pascale, ma presta di nuovo, e adesso Pascale che di spalle guarda di nuovo Manzi che la dà a centro, la voleva passare a Martino, però di prima chiaramente la palla non va. Ecco, si appresta a questa calcio di punizione il Corigliano, che rimbalza davanti la porta, presta verso Pascale prova ad affondare, Pascale tira, Pascale e devia in extremis il portiere Alfano del Corigliano. Ottimo tiro di Pascale, ottima parata del portiere Alfano. Palla in calcio d'angolo che si appresta a battere Rotondaro del Diamante verso Pascale, che gli va all'incontro. Un tiro diretto in porta, traversa del Corigliano e termina fuori, e possiamo dire che a questo punto la partita, che è in pareggio sullo 0-0, è anche in pareggio per le traverse. Che passa adesso, vediamo se Pascale adesso che la dà verso Manzi a centro, Manzi ci prova, la palla viene spezzata e facilmente recuperata con i piedi dal portiere Alfano del Corigliano. Va bene così. Al giro Pascale lancia al centro, Manzi la sfiora,
e il portiere gli arriva direttamente sul braccio e il petto. Al giro per Pascale per Cirimele e tira parata del portiere Alfano e l'arbitro fischia il termine del primo tempo, direi senza recupero a questo punto. Le squadre posizionate e ecco fischiare il secondo tempo. Affonda adesso Pascale, si allarga verso Argirò tira e centrale, il portiere la prende molto facilmente, una buona presa, un bel lancio in aria verso che la prende Ferrari, adesso prova a lanciare, il portiere comunque ci mette una mano e la recupera. Facebook Telediamante alle riprese, alla regia Alfredo Pagano, batte Rotondaro per Martino, ma arriva la palla al portiere in modo fortuito e recupera, presta per Algiropa, Manzi ci prova, affonda, viene atterrato l'arbitro, niente. Avrebbe dato un fallo da fuoraria, avrebbe segnato a Diamante un fallo da fuoraria. È una ragazza comunque abbastanza capace. E lancio in aria, la gioia tira e ribatte sulle spalle del difensore Perrone. Ferrari che lancia cambiando ala verso il ragazzo che è appena entrato, la grotta verso il capitano, Lisco di testa, traversa del Corigliano. Perrone sulla palla, tiro di Perrone e parata grandiosa del portiere, bravissimo il portiere del Diamante, e possiamo dire che ha salvato questo risultato. La tre quarti di campo del Diamante verso Catalano, l'arbitro fischia, l'arbitro assegna questo calcio di punizione dal limite dell'area, fuori gioco, no, non è fuori gioco, è gol, l'arbitro assegna il gol, non è fuori gioco. E finisce la partita 1-0 per il Corigliano. Finisce 1-0 per il Corigliano. Finiamo qui dallo stadio comunale Egidio Valente di Marcellina. Alle riprese, alla regia, al Alfredo Pagano, Enzo Caselli ai microfoni che vi saluta per la prossima partita.